solito questo è un compito che spetta ai politici, che però non vediamo in sala. Comunque grazie Massimo Mattioli per questo invito che ho accettato molto volentieri, sia pure su due piedi, per introdurre, per così dire, l'amico Pietro Marani, al quale mi lega una lunga e consolidata amicizia, anche se non sono molte le occasioni di incontro, però abbiamo conservato intatta questa nostra amicizia e questo nostro, se posso dire, affetto, no? che ci lega da anni ormai lontani. Lui parlerà di questioni leonardesche, come è solito fare, con grande competenza e con grande abilità, e noi qui a Perugia accogliamo volentieri questa sua conferenza che ci lega ad argomenti che sono a noi più familiari di quanto non sia la figuratività leonardesca, perché si sono appena concluse le celebrazioni perugineschi e noi sappiamo quanto Pietro Perugino ha in qualche modo, si è in qualche modo legato all'estetica leonardesca, ma soprattutto alla speculazione scientifica che il grande artista vinciano ha in qualche modo introdotto nella storia dell'arte italiana. Entrambi, e ce lo dice molto bene Giovanni Santi nella sua cronaca rimata, entrambi vengono dalla bottega di Verrocchio, e è accanto a Verrocchio che si formano i due artisti, Giovanni e Pantamone. E ricordo che su questo tema ci intrattenne nel lontano 2004 il grande leonardista Pedretti, no? Il quale è venuto a Perugia per un convegno internazionale e ci parlò proprio di questo binomio artistico che ha avuto degli esiti importanti nella figuratività peruginesca, al punto che, come disse un celebre monografista di Perugino, Pietro Scarpellini, il Perugino si sforza di dipingere l'aria sull'insegnamento di Leonardo. Una straordinaria intuizione quella del nostro compianto amico e collega Scarpellini, che la dice lunga sull'intendimento del Vannucci di emulare per quanto possibile e per quanto fosse nella sua sensibilità la lezione leonardesca. E con questo restituisco. No, figura. Grazie professore. Allora, intanto personalmente, perché ha citato Scarpellini, e per me è stato un altro dolore di torno al passato, perché è stato il mio professore di storia dell'arte medievale, quindi grazie. E poi cade proprio a pennello, lei ha citato Carlo Pedretti, perché adesso passerò la parola a Sara Daniela Gamba, che è stata una allieva del professor Pedretti ed oggi dirige la fondazione intitolata a Carlo e Rossana Pedretti. Ecco. Nel frattempo lei insegna all'Università di Urbino storia della scienza nel Rinascimento. Allora, lei la parola per introdurre, professor.
professor Marani, oltre a quello che ha già fatto con grandi parole bellissime, il professor Mancini. Grazie. Grazie a tutti. Poter in qualche modo introdurre il professor Marani è veramente un compito molto arduo, ma appunto quello che possiamo dire è che è stato professore ordinario di storia dell'arte moderna al Politecnico di Milano. Dopo la sua laurea a Milano vince un prestigiosissimo corso a Villa Etati a Firenze e da lì inizia poi la sua carriera. Sappiamo che nella prima fase della sua carriera ha avuto importanti incarichi alla sovrintendenza per i beni artistici e storici di Milano, prima come ispettore e poi come direttore. È stato vice direttore della Pinacoteca di Brera e co-direttore del restauro del Cenacolo di Leonardo dal 1992 al 1999. È attualmente presidente della prestigiosa Ente Raccolta Vinciana, che è un ente, un'associazione fondata nel 1905, ed è membro della Commissione Nazionale per i Disegni e i Manoscritti di Leonardo, invece fondata addirittura a Roma nel 1903. Ha collaborato nella catalogazione scientifica dei maggiori musei di Milano ed è stato il curatore del catalogo dei dipinti del Museo Guadalupe Valsecchi. Ha pubblicato per Giunti l'edizione nazionale del catalogo dei disegni francesi di Leonardo, anche questo sotto l'egida della Commissione Nazionale Vinciana per la pubblicazione dei disegni di manoscritti di Leonardo. Nel 1998 entra al Politecnico di Milano, prima come professore associato, poi come ordinario, distinguendosi per i suoi grandissimi meriti nella storia dell'arte, ma anche nella storia dell'architettura. È autore di oltre, pensate, 200 pubblicazioni tradotte in varie lingue su Leonardo, ma anche su tutto il Rinascimento. Si estende anche con alcuni importanti contributi addirittura per l'arte contemporanea. Ha tenuto conferenze naturalmente nei più importanti e prestigiosi istituzioni, università e musei di tutto il mondo. A lui sono stati conferiti grandissimi riconoscimenti internazionali, tra cui il premio Hammer, mi piace ricordarlo, a Los Angeles, credo nel 1995, e successivamente anche l'Ambrosino d'Oro, naturalmente nel Comune di Milano, questo nel 2014. Attraverso i suoi studi e le sue attività ha contribuito allo sviluppo degli studi di Leonardo in una maniera veramente incredibile. Sue sono state moltissime scoperte, numerosissime sono le mostre, i cataloghi, ma anche le opere, mi piace ricordarlo, di divulgazione. Presentandovi abbiamo detto che non è un'operazione molto facile. In realtà io personalmente invece lo presenterei come l'erede ininterrotto di tutta una tradizione di grandiosi studiosi di Leonardo, addirittura che affondano le sue origini dalla nascita degli studi su Leonardo, quindi quasi di oltre due secoli, pensate. Naturalmente erede anche della lezione, l'abbiamo ricordato prima grazie al professore di Carlo Pedretti, e quindi è veramente un onore presentarlo e essere qui oggi. Lascio la parola e ci parlerà del tema dell'area di Leonardo, ma anche questa meravigliosa interrelazione tra arte e design con Orazio Pagani, appunto per sottolineare ancora una volta come Leonardo, arte e scienza sono strettamente collegati, ormai indissolubili. Lascio la parola. Grazie mille Sara per questa eccessiva presentazione. No, grazie mille per l'accoglienza e soprattutto grazie a Francesco Federico Mancini, un amico di sempre, grazie a Mattioli che ha voluto avermi qui in relazione anche a questa mostra bellissima che abbiamo visto ieri sull'aria e sulle interpretazioni appunto che gli artisti contemporanei hanno dato a questo tema come appunto centrale anche nella creatività e nel dibattito contemporaneo. È stata forse un'idea di Sara, che ha già sentito una mia conferenza su questo argomento a Pietrasanta l'estate scorsa, il fatto che si sia voluto collegare questa interpretazione da parte degli artisti contemporanei alla preistoria degli studi sull'aria, particolarmente a quelli di Leonardo,
ai quali però continuano ad ispirarsi non soltanto artisti, ma anche importanti designers come appunto Orazio Pagani, che con la sua ultima creazione Utopia, questa hypercar, si è voluto esplicitamente appunto ricollegare agli studi sull'aria fatti da Leonardo. E su di lui torniamo alla fine di questa chiacchierata, che facciamo quasi come fossimo in famiglia, quindi spero di non dare un taglio eccessivamente accademico alla cosa, ma appunto con l'introduzione di quella che è stata per Leonardo l'attitudine allo studio di uno dei quattro elementi, e cioè appunto l'aria, oltre appunto alla terra, al fuoco e all'acqua, che sono i quattro elementi secondo Aristotele su cui si fonda l'equilibrio anche dell'universo. Quello che però è forse più noto al grande pubblico quando si parla di Leonardo e l'aria sono le sue prime applicazioni, quelle che gli hanno dato fama e che hanno contribuito alla creazione del genio inventivo di Leonardo alla fine dell'Ottocento, quando furono pubblicati per la prima volta i suoi manoscritti, quelli che Napoleone aveva sottratto alla biblioteca ambrosiana alla fine del Settecento. Da quel momento, dal momento in cui furono pubblicati ad opera di Charles Vaison Molière a Parigi i manoscritti di Leonardo, si disvelò un mondo agli occhi appunto degli studiosi di storia della scienza, di storia della tecnica, perché sembrò, guardando questi progetti, questi disegni, i manoscritti rimasti, come si dice, chiusi quaderni per oltre quattro secoli, si scoprì appunto un mondo che aveva un rapporto molto, sembrava avesse un rapporto molto stretto con l'evoluzione della storia della tecnologia e con le scoperte appunto tra fine 8 e primi 900. Una delle scoperte che si attribuiscono presso così grande pubblico, quello che si sente appunto tradizionalmente essere una delle invenzioni principali di Leonardo, è la vite aerea, che vedete in questo disegno del manoscritto B di Francia, che è appunto una sorta di tentativo da parte di Leonardo di ascendere appunto nell'aria con questo moto creato dall'uomo, e che ha dato origine appunto a tutta una serie di fantasticherie sulle capacità appunto progettuali di Leonardo. Questo e non solo, come altre macchine, soprattutto per il volo, disegnate da Leonardo, sono in realtà delle macchine un po', non direi celibi come quella famosa mostra, ma delle macchine che non avrebbero mai potuto funzionare, perché non perché Leonardo difettasse per quanto riguarda i meccanismi e le soluzioni da adottare, ma quanto per la mancanza di un corrispettivo adeguato a quella che era la sua visione della meccanica e delle forze umane rispetto alle potenzialità effettive che i suoi tempi potevano offrire. I materiali di cui Leonardo aveva a disposizione erano il legno, erano il bronzo, il ferro, materiali che cita Corredo appunto di questi studi, ma soprattutto la forza umana, i muscoli dell'uomo che dovevano muovere e produrre un'energia tale da sollevare questi pesantissimi marchingegni fatti di legno, in questo caso addirittura collocato in una tazza volante che avrebbe dovuto ergersi appunto nel cielo grazie all'azione meccanica di queste immense ali pesantissime, perché Leonardo parla di userai tela incerata applicata su questi, non aveva certo l'alluminio o materiali iperleggeri, ma usava quello che il suo tempo gli metteva a disposizione. Per questo motivo questi macchinari difficilmente avrebbero potuto essere realizzati, sì, ma poi non avrebbero difficilmente raggiunto lo scopo che Leonardo si prefiggeva. Questo desiderio di volare, che non era poi un'idea balzana solo di Leonardo, ma che ha attraversato tutta l'antichità, il volo di Icaro,
e il Medioevo, pensate ai tappeti volanti delle culture orientali, le mongolfiere volanti che trasportano il sultano, o i racconti appunto delle Mille e una Notte. Quindi Leonardo non era il solo a perseguire questo desiderio, questo sogno, il sogno di volare, ma non era neanche il solo fra i suoi contemporanei, perché gli ingegneri toscani, particolarmente senesi, avevano anche loro tentato di dare forma e realizzare questo sogno del volo umano. Guardate questa grande ala appunto che si muove grazie all'uomo che spinge un'enorme leva e che attraverso quest'ala battente dovrebbe appunto potersi ergere in volo. L'idea però di queste macchine, così come molte altre contenute e svelate per la prima volta dalla pubblicazione dei facsimili di Ravesson Mollier fra il 1883 e il 1893, creò appunto questo mito di un Leonardo ingegnere, inventore ancora di d'annunziana origine, che appunto che ha prodotto quasi subito il tentativo di emulare la costruzione di questi macchinari, e tant'è che tutti i musei del mondo sono pieni di questi modellini creati con materiali moderni, che a me danno un po' fastidio vedere applicati appunto a delle idee molto utopistiche, quali erano appunto quelle di Leonardo. L'idea appunto di questi sono praticamente dello Smithsonian, credo, ma che hanno anche, così come modo di approcciarsi all'idea, alla progettualità di Leonardo, sempre un che di accademico, un che di scolastico, e soprattutto non possono naturalmente funzionare. E si raggiungono poi degli effetti quasi surreali quando vengono anche usati i manichini, ma ce ne sono quasi tutti i musei del mondo, dal Museo della Scienza e Tecnologia di Milano, al Museo di Vinci, al Museo della Scienza Galileo di Firenze e così via. Io per un po' di tempo ero convinto che questa idea della celebrazione del mito e delle invenzioni di Leonardo fosse un prodotto della cultura italiana tra le due guerre, cioè un po' della cultura fascista, che aveva visto appunto nel genio italico una delle maggiori chiavi di accesso e di conquista, diciamo, del mondo intero, anche attraverso gli architetti italiani all'estero che andavano, progettavano e facevano anche cose tutt'altro che sgradevoli. Ma invece mi sono proprio preparando questa conferenza quest'estate, mi sono imbattuto in questo dipinto di un pittore post raffaellesco, raffaellita, che già intorno al 1920 aveva dato forma visiva a questa idea dei modellini delle macchine di Leonardo. In questo caso era un Leonardo, ovviamente, nella sua iconografia di vecchio sapiente barbuto, che presenta un bel modellino con tanto di piedestallo proprio di questa macchina ad ali battenti, a Ludovico il Moro, il quale è lì un po' perplesso, infatti, che guarda questa costruzione. Quindi tutto il fervore che c'è poi stato nel ventennio fascista nella promozione, nella costruzione di questi modellini apparsi in pompa magna nella grande mostra celebrativa al Palazzo dell'Arte di Milano del 1939, ha poi ulteriormente diffuso questo falso concetto di un Leonardo costruttore, inventore di macchine, non solo queste volanti, ma pensate al cosiddetto carro armato, che non è un carro armato, all'automobile, che non è un'automobile, via di seguito, che ha prodotto, secondo me, guasti irreparabili nella nostra conoscenza del pensiero e dei metodi di lavoro di Leonardo, il cui obiettivo sì era anche in parte quello di volare, come appunto nelle tradizioni orientali o classiche, ma era soprattutto quello di usare in maniera accorta la forza umana, alleviando l'uomo da fatiche e da sperimentazioni poco effettive, che avevano molte difficoltà ad essere realizzate, perché queste macchine volanti, secondo me,
gli avrebbero consentito una visione del territorio, una visione cartografica, idrografica, come poi lui ha effettivamente fatto mappe e cartografie anche della Val di Chiano, di queste zone tra Toscana e Umbria, per gli scopi più diversi, non soltanto per scopi militari, ma anche per a beneficio appunto della conoscenza e dell'uso appropriato delle risorse idrografiche. E peraltro appunto questa cosa trova conferma nel fatto che questo tipo di meccanica o di sogno è applicato anche dagli ingegneri senesi, qui un contemporaneo di Leonardo che, come Leonardo, tenta di studiare una sorta di strumento volgarmente definito paracadute che garantisce lo sfracellarsi del personaggio, come Leonardo stesso quando tentò dal Monte Cecero, dal Monte di Cecero, di volare con una delle sue folli macchine volanti. Qui siamo in realtà in quella che io definirei la preistoria della scienza, la preistoria della tecnologia, perché laddove riconosciamo a Leonardo una capacità straordinaria nella definizione del disegno e della rappresentazione quasi anatomica della macchina, a riscontro appunto della genericità di quello che facevano i suoi contemporanei, rimane il fatto che Leonardo basava tutte queste sue invenzioni, tra virgolette, sull'osservazione e non tanto sulla conoscenza, quantomeno nel primo tempo, non tanto sulla conoscenza scientifica, tra virgolette, dell'elemento aria in se stesso. Questa capacità visiva è confermata da studi, spero che riusciate a vedere bene, sì, si vede ormai, degli studi sul volo degli uccelli e sulla comprensione anche della loro anatomia, quindi anche con gli studi dettagliati non soltanto di quello che lui vedeva, ma anche grazie alla dissezione applicata al corpo degli animali, che danno luogo a questi disegni come questo che vedete sulla sinistra, che sembra un giunto meccanico e che è in realtà la dissezione di uno snodo, di un'ala, di un uccello. E poi ce ne sono altrettanto belli che dimostrano quasi una antropomorfizzazione del corpo degli uccelli, applicando appunto quella divisione che Leonardo fa nell'esplorazione del corpo umano, che cosa regge l'uomo, che cosa lo sostiene, che cosa sono i legamenti, cosa sono i nervi, applicandolo via via appunto a tutte le parti dell'anatomia degli uccelli e riproponendo i risultati dei suoi studi in raffinatissimi disegni. Questa è un'ala meccanica che sembra quasi lo scheletro di una mano o di un arto appunto umano. Altrettanto si attribuisce a Leonardo, tra i sogni e le sue visioni utopistiche, l'invenzione della bicicletta, che vuol dire volare pedalando attraverso appunto la creazione supposta di una bicicletta ritrovata una trentina, quarantina d'anni fa al verso di un famosissimo disegno di architettura di Leonardo nel Codice Atlantico in occasione del suo restauro. In realtà io sono convinto che non si tratti, come altri, come anche Petretti e altri hanno contestato, che si tratti di un'invenzione di Leonardo, perché questo disegno ricorda proprio da vicino la cosiddetta Draisina, cioè la bicicletta creata da Carlo von Drais nella prima metà del Settecento, che è proprio fatta con questo sedile, con questo manubrio senza sterzo e con questa approssimatività nella creazione appunto degli ingranaggi. Peraltro invece Marinoni, che ha sostenuto che la bicicletta sia stata inventata da Leonardo, ha trovato dei punti di contatto fra questo tentativo di cremagliera, di ruota dentata là in mezzo, viene un po' schiacciata l'immagine, non sbaglio, con disegni del Codice di Madrid, ma insomma l'idea è un po'
decaduta ed è stata lasciata cadere. Vero è che questa bicicletta, così come gli studi sulle macchine volanti, danno un'idea dello spazio e di quanto Leonardo tentasse di impossessarsi dello spazio come elemento di sé, che dimostrano appunto via via una sua adesione anche scientifica all'analisi del medium aria. E secondo me l'esempio più bello è dato da questo, da questi tre studi prospettici di un corpo che si attorciglia nello spazio, che a prima vista ricorda una forma di un mazzocchio, questa volta così sinuoso, e che è corredato da questa scritta bellissima che sta in alto e che recita: corpo nato della prospettiva di Leonardo Vinci, discepolo dell'esperienza. Allora si dichiara discepolo dell'esperienza perché ha visto, osservato, fatto sperimentazioni, ma questo è un corpo nato dalla prospettiva, dalla mente di Leonardo, che crea un corpo che non si dà in natura, che esiste e che si dispone, si attorciglia, vive nello spazio, impossessandone, facendo dello spazio il suo habitat naturale. Allora, questo è il tema principale, come nella creazione appunto di questi studi sulla bilancia, sul rapporto tra i pesi e l'aria, sulle carrucole, sulla caduta dei proiettili nello spazio, che danno origine ai primi veri raggiungimenti, diciamo, scientifici di Leonardo nello studio dell'aria. Uno dei passi contenuto in questo foglio del Codice Atlantico, che ovviamente non potete leggere perché sta là in cima, e che io ho opportunamente trascritto in questa occasione, si riesce a leggere, si è tutto schiacciato, questo video non si può fare nulla per dargli... No, ma si vede bene. Si vede bene. Sì. Allora, in cima c'è un passo significativo, quel foglio lì che vi ho fatto vedere, che dice: egli è necessario che l'aria che è cacciata dal mobile, che discende per moto naturale, qui Leonardo sta studiando in questo foglio il tema della caduta dei gradi e della bilancia, che questo mobile che discende corra con la medesima velocità quale è quella del mobile a riempire il vacuo, il vuoto, che esso mobile lascia non solo sotto, che lo comprime, ma dietro di sé, infra l'aria dove esso si muove. Allora, questa cosa altro non è se non una critica alla teoria, niente meno, di Aristotele, sulla antiperistesis, cioè sulla teoria formulata anticamente da Aristotele, che vedeva nell'aria che si condensava dietro ai corpi lanciati nello spazio, che avrebbe ulteriormente favorito l'avanzare di questo corpo nello spazio, qualcosa di simile alla teoria dell'impetus che Leonardo eredita dalla tradizione medievale e che aveva dato luogo a una quantità di discussioni: che cosa è l'impeto, che cosa è il colpo, che cos'è la causa dell'impeto e del mezzo dove si crea, come lui stesso dice in un altro foglio del Codice Atlantico. Allora, su questa idea che ci sia, insomma, un artista del tempo di Perugino, di Raffaello, che contesta delle teorie di Aristotele solo sulla base della sua osservazione, del ragionamento che l'aria mossa da un corpo che avanza o che cade sposta l'aria, questa fa dei riccioli dietro che imprimono ulteriore movimento al corpo, è una vera e propria sciocchezza detta da Aristotele. E Leonardo, infatti, in un altro passo del Codice Atlantico dice: Aristotele erra sul moto del vento, perché ha probabilmente sperimentato con questa caduta dei corpi o delle braccia, delle bilance o dei pesi, eccetera, lanciati nello spazio, che questa cosa è impossibile. Allora, però, questa cosa ha un effetto immediato anche sugli altri campi di indagine di Leonardo, che sono la creazione di forme inusitate per l'architettura militare, cioè quella soggetta ai colpi dei proiettili sganciati o lanciati nello spazio, che erano enormemente
aumentati di potenza percussiva grazie alla scoperta appunto delle armi da fuoco introdotte in Italia dai francesi dagli anni 90-94 del 400. Allora, lo studio di questi colpi e di questa percussione dei proiettili lanciati nello spazio induce Leonardo a smussare le architetture tradizionali, i castelli con le alte cortine, con i merli, con le torri quadrate, gli spigoli che erano immediatamente colpiti e distrutti da questi enormi e potenti colpi di armi da fuoco, ma non solo, a visualizzare quasi il movimento di queste percussioni attraverso la creazione, questa è un'altra creazione vera di Leonardo, non è una stupidaggine, la creazione di un nuovo stile grafico, che è quello delle linee che seguono la rotondità e la complessità delle forme, un tema che ha studiato Kenneth Clark, che ha ripreso Carlo Pedretti, che ho ripreso anch'io, collegandole però moltissimo al tema appunto dell'incidenza dei colpi dei proiettili sulle murature. E tant'è che da questo momento in poi, dalla fine del 400, inizi del 500 in poi, molti dei disegni anche di superfici, questo è un altro disegno di superfici concave o convesse, sono tutti tratteggiati con linee curve, non con linee parallele rette come era nel tratteggio tradizionale, e lo vedete meglio in un disegno prettamente artistico, le linee curve che sottolineano la rotondità del collo di questa leda, questo meraviglioso studio per la leda. Allora, tutto questo ha ovviamente poi delle correlazioni, Leonardo fa sempre dei paragoni, delle somiglianze nei diversi campi di studio che affronta, e quello è il tema della circolazione dell'aria o del vento, è molto simile per Leonardo quello al movimento e al comportamento di un altro elemento che è l'acqua, e quindi si dedica nei suoi studi alle somiglianze sul comportamento, appunto la pericolosità dell'acqua, ma anche dell'aria, e ancora di più in relazione appunto al volo degli uccelli e alle correnti d'aria che si creano nello spazio. Un altro tema centrale è che per Leonardo l'aria non può sostenere per sé nessun corpo. Allora, come si spiega? 10 anni o 20 anni prima aveva studiato queste pesantissime macchine volanti, adesso arrivi a capire, perché gli studi sono successivi, che l'aria non può sostenere nessun corpo più pesante dell'aria. Ma tutto questo è nella ricerca continua di Leonardo, che ha delle preveggenze, prevede e prefigura degli studi, degli avanzamenti in campo scientifico, ma anche delle regressioni o dei continui ritorni su quello che aveva già analizzato, come ad esempio gli studi di meccanica, di orologi con il pendolo che si muove nell'aria, e come nelle altre circostanze, come appunto le carrucole e così via, che hanno tutti a che fare con problemi di conflagrazione e compressione e spostamento dell'aria. Un altro tema che Leonardo prevede o prelude a scoperte successive, e che riguardano molto da vicino il tema di cui parliamo adesso, cioè quello dell'aerodinamica, dello studio dell'aria applicato anche a delle forme mobili, cioè come delle automobili, è proprio quello della prefigurazione, ma Leonardo probabilmente non se ne rende conto, della teoria proprio aerodinamica. L'aerodinamica è una scienza fondata alla metà dell'Ottocento, che Leonardo ovviamente ignora, non teorizza, ma che ha nella sua ricerca qualche elemento di prefigurazione. Uno di questi si trova in uno dei passi di questo pasticciatissimo foglio su carta azzurra del codice atlantico, peraltro qui è riprodotto capovolto, ma il primo passo qui in basso dal foglio, e che ho trascritto per vostra e mia comodità,
dice, sta parlando del volo degli uccelli. Tale effetto del volo degli uccelli risulta abbattere l'allie contro l'aria immobile. Qual fanno l'allie dell'uccello senza moto, che ricevono la percussione del vento. Allora, ciò vuol dire che c'è un nesso fra l'aria e l'oggetto, anche se l'oggetto sta fermo. Questo è il primo principio dell'aerodinamica, formulato alla metà dell'Ottocento, che recita: qualsiasi oggetto che si muove nell'aria è soggetto alle leggi dell'aerodinamica, anche nel caso in cui l'oggetto sia immobile e sia l'aria a muoversi intorno ad esso. È una cosa che ha, in questo caso, una cosa straordinaria, una preveggenza notevole, perché il rapporto fra le cose e l'aria non era fino a quel punto stato mai studiato da parte di un artista, ma anche poco da parte appunto dei fisici medievali. A corollario di questo fatto che l'aria pervade ogni cosa, Leonardo formula un'altra teoria, che è quella della infinita estensione dell'essere del nulla, un tema a cui ha dedicato tanti studi Augusto Marinoni, che consiste nell'aver individuato quella infinita intercapedine che esiste fra qualsiasi oggetto e l'aria che la circonda, che si estende in infinito. È come se noi potessimo creare, prefigurare, e Leonardo l'ha fatto nella sua mente, una sorta di forma cava dell'aria che avvolge e circonda qualsiasi oggetto. E questo lui lo definisce appunto l'essere del nulla, una derivazione appunto dal concetto che ogni oggetto è oggetto a sua volta del movimento dell'aria che lo circonda. Non voglio entrare troppo in questioni di fisica medievale, però su questo fatto dell'impetus, come dicevamo prima, dell'essere del nulla, eccetera, studiosi come Peckham, Ockham, Alhazen, studiosi fisici arabi, avevano dedicato grandi trattati che Leonardo non si sa come talvolta cita e trascrive nei suoi manoscritti, probabilmente sotto dettatura o sotto traduzione di dotti amici, come poteva essere Luca Pacioli. Ancora disegni più tardi, che arrivano al 1513 e 16, che appunto fanno vedere l'interesse continuo di Leonardo per temi come la carrucola e la gravità del mobile veloce che condensa l'aria. E sul fatto della condensazione dell'aria si apre un altro campo di indagine di Leonardo, non certo solo a partire da questi anni, ma anche prima, che è quello appunto del muoversi di un oggetto che spinge l'aria, la condensa e ne fa appunto un mezzo anche di propulsione. Questo è il tema sotteso alla cosiddetta automobile di Leonardo, che è in realtà un carro semovente che viene progettato per eventualmente muovere pesi o per essere usato durante rappresentazioni teatrali, per muovere attori o personaggi, e questo è stato anche oggetto di tante ricostruzioni, di tanti modelli, e ultimamente uno studioso americano che gli ha dedicato una importante lettura vinciana ha realizzato questo macchinario con delle molle, che si muove per forza di molle, che sono un'altra applicazione del concetto di resistenza dell'aria alla macchina, e si muove per 2 o 3 metri, quindi anche qui un'automobile per modo di dire, ma meglio definirlo carro auto semovente, insomma. Però il tema della compressione dell'aria aveva affascinato Leonardo da molto tempo prima, quello appunto dell'aria che si condensa, che viene imprigionata e che è liberata, produce ad esempio il moto dei proiettili, il moto delle palle di cannone. E in questo caso una delle sue creazioni più originali è questa macchina che vedete qua sotto,
che è una specie di cannone il cui motore è prodotto dalla condensazione del vapore. C'è un cannone, un serbatoio montato su queste ruote che contiene acqua che scaldata si vedono anche le fiamme, è tenuta come in una pentola a pressione compressa, tolto il suo blocco, produce una deflagrazione che fa uscire appunto la pallotta dalla canna del cannone. Quindi un tema anche questo molto caro a Leonardo e che aveva determinato questa idea di un proiettile che ha una sua forza esplosiva causata o da vapore compresso o da aria compressa, dei disegni, questa volta originalissimi purtroppo, di proiettili, cavi con alette direzionali agli inizi del Cinquecento, forse in occasione appunto dei suoi lavori per Cesare Borgia. E mi ricordo una bellissima segnalazione del professor Mancini che mi segnalava la scoperta di un documento secondo cui anche qui a Perugia sarebbe stato creato un monumento equestre a Cesare Borgia nel momento in cui egli aveva conquistato, credo nel 1503, questi territori, sempre nel suo disegno utopistico di creare uno Stato italiano che facesse da cuscinetto fra lo Stato Pontificio e gli altri Stati. Allora, queste pallotte ogivali sono proprio delle invenzioni di Leonardo, di cui abbiamo traccia anche nel manoscritto L, che è proprio dedicato agli studi militari per il Duca Valentino, e che Leonardo, lui crea delle cose di cui non esiste neanche il nome, non la chiama pallotta o proiettile ogivale perché non sa neanche di che cosa sta parlando, e la chiama pallotta, come si vede là in cima, e sono purtroppo come fossero delle granate, delle cose che hanno acceso la fantasia degli storici della scienza e della tecnica fra le due guerre, e purtroppo che Leonardo ha creato con questi intendimenti distruttivi. Altrettanto nelle forme architettoniche di questo periodo, questa concavità che dà alle forme tradizionali dei bastioni, delle forme inusitate, concave o convesse, quasi come le coperture a carena di nave rovesciata, sono delle vere e proprie invenzioni. Infatti, come tali, non sono state né viste né applicate in nessuna occasione pratica, ma preludono, quasi prefigurano, degli esperimenti quasi futuristi di architetti come Sant'Elia o di forme veramente fantastiche. Mi ricordano molto le cose che ha disegnato ora Zaha Hadid, in quelle forme sempre sinuose, concave o convesse, che sono adesso la messa in opera di concetti di 5 secoli fa. Ma allora lo studio dell'aria è riversato a maggior ragione nelle opere artistiche. Questa meravigliosa testa della Scapigliata, recuperata completamente a Leonardo, che peccato che è tutta schiacciata questa immagine, recuperata a Leonardo dagli studi di Pedretti e poi prima ancora di Adolfo Venturi, poi di Pedretti, ma tenuta un po' in riserva dalla critica, è in realtà proprio l'espressione di questa connessione dell'arte e della scienza nel modo in cui vengono rappresentati questi capelli che si muovono nel vento, che non hanno una forma definita, non sono quelle ciocche pesanti, quasi piene di colla che dipinge Botticelli o anche Perugino, ma sono tutte delle forme molto evanescenti che danno l'idea anche della presenza continua dell'aria, come diceva il professor Mancini, che Perugino ha tentato di imitare, quell'aria che per Leonardo è un'aria grossa, un'aria che contiene particelle di umidità e diremmo oggi anche di pollution, di particellato atmosferico, che ai suoi tempi era assai ridotto, ma che oggi ci impedisce di vedere nitidamente a Milano, da casa nostra, spesso non si vedono i grattacieli a 100 metri perché o c'è lo smog o c'è la nebbia.
E tutto questo Leonardo lo ha per la prima volta capito attraverso la visione e poi applicato in pittura nei suoi meravigliosi paesaggi, dove vediamo questo spazio che non è uno sfondo, non è più uno sfondo piano o lo sfondo appunto della pittura quattrocentesca, ma è un'atmosfera che avvolge come l'essere del nulla, tutta la figura ne fa parte, quasi la consuma, quasi la contribuisce alla sua, al suo essere sfumata nell'aria, che è proprio una delle caratteristiche della pittura di Leonardo. E questi dettagli ci fanno vedere appunto come le lontananze siano poco chiare, poco percepibili, proprio perché il medium aereo e le sue particelle, i suoi granelli o sferoidi piccolissimi di acqua ne impediscano appunto la percezione e soprattutto delle cose viste in lontananza. Ma questo lo vediamo poi a maggior ragione nelle opere tarde, finali, dove queste meravigliose montagne quasi appunto sono annullate da questo medium solido intermedio, proprio interposto fra l'occhio e le lontananze, causato appunto dall'umidità e dalla consistenza proprio materica dell'aria. E così come negli disegni tardi, Leonardo dà poi anche questa consistenza ai moti dell'aria, applicando concetti che gli erano propri per aver studiato anche il moto dell'acqua, creando questi enormi riccioli disegnati che descrivono appunto vortici di aria, di nuvole, di sommovimenti e di correnti che determinano molto spesso crolli, catastrofi, diluvi e cose di questo genere. Allora, è ispirandosi a questa tematica che Orazio Pagani, designer argentino, trasferitosi in Italia, ha impostato il suo studio di queste forme di automobili nel tentativo di riprodurre o di studiare dal punto di vista contemporaneo proprio questa interconnessione fra arte, scienza e tecnologia. Qui sono un paio di suoi disegni, non molto leonardeschi in vero, ma che danno l'idea di come lui si sia almeno teoricamente approcciato al tema della creazione artistica. Di questa aveva già creato due vetture strepitose, la Guaira e la Zonda, in questo ultimo suo lavoro, a cui ha dato nome Utopia, presentato l'anno scorso, ha cercato di riconnettere tutta questa tecnologia e questa conoscenza dei nuovi materiali. Questa è una vettura creata in fibra di titanio, che viene però poi completamente rilavorata a mano da artigiani esperti e come orafi quattrocenteschi come Verrocchio e Pollaiolo, rilavorati pezzo per pezzo a cesello, proprio con degli strumenti proprio da cesellatore, e rifiniti in ogni singola parte. E non solo, ma l'oggetto finale che ne è scaturito dopo varie modellazioni, studi di vario genere, è un proietto esso stesso attraversato dall'aria. Ai lati di questa vettura, con dei punti di entrata nel muso dei fanali sottostanti della vettura, ci sono delle cavità per cui l'aria attraversa lungo le pareti, lungo le portiere, questo veicolo, e ne consente una straordinaria fusione proprio con il medium aereo. Non vi sto a raccontare altre tecnicalità di questa vettura, che è super leggera, che prova a sfiorare i 320 km all'ora, non è un'utilitaria, non è un veicolo che si può usare su strada, ma è il giocattolo per ricchi arabi o ricchi e facoltosi collezionisti, ma che è comunque una dimostrazione di questa interconnessione che si può creare tutt'oggi fra l'aria e la tecnologia.
voglio essere un po' più sintetico su questi aspetti, anche perché non mi competono, ma anche tutte le particolarità interne sono realizzate a mano, perché anche l'artigianalità di cui Orazio Pagani si fa promotore deve essere un valore che aggiunge, che accresce valore alla sua creazione assolutamente aerodinamica. Persino i piccoli dettagli, componenti meccaniche, il volante, il manubrio, i bulloni, cioè sono tutti firmati da Orazio Pagani e cesellati proprio a mano, uno per uno, come se fossero il motore è un motore Mercedes, ma insomma ognuno di questi è firmato Pagani. Qui vediamo l'oggetto in azione con delle bellissime immagini prese a Mantova quando è stata presentata a Palazzo Te, ma la vettura è stata presentata anche a Milano, al Museo della Scienza e della Tecnica, con in relazione proprio ad alcuni disegni di cui vi ho mostrato le immagini poco fa. Allora, certo, si arriva a questi esperimenti di design che a prima vista non hanno tanto a che vedere con la ricerca primordiale, o quasi direi preistorica, di Leonardo, ma tanti artisti, come dimostra la bellissima esposizione curata da Mattioli e Capra qui in questa sede, sulla potenzialità intrinseca al mezzo aria per diventare oggetto appunto di creazione artistica fin dai tempi di Piero Manzoni o di altri grandi artisti contemporanei, a cui possiamo aggiungere nel nostro piccolo un altro artista che ha trattato a lungo il tema dell'aria insieme agli altri elementi aristotelici, facendo pochi anni fa sulla piazzetta di Palazzo Reale un grande evento espositivo dove in quattro cerchi enormi del diametro di 7-8 metri aveva rappresentato appunto gli effetti dell'aria sui personaggi in questo caso o sul paesaggio. Guardate la forza di disegno di dipinti di questo genere che sembrano richiamare alcuni, come questo in particolare, quei vortici disegnati da Leonardo, facendo vedere appunto ancora oggi come da questo elemento si possano trarre nuove forme, nuove suggestioni di creazione artistica e anche appunto nell'intrecciarsi, nell'aggromigliarsi di corpi, in questo caso architetture che diventano forme connesse, concatenate l'una con l'altra, e questo è l'artista che viaggia e si muove all'interno di uno di questi cerchi da lui creati, proprio il cerchio dell'aria. Allora, con questo volo pindarico... Però non c'è detto il nome dell'artista. Alessandro Papetti, lo davo per scontato, già perché non è stato messo. E Alessandro Papetti, queste sono sue creazioni appunto precedenti gli anni 2000, che sono state peraltro riesposte ultimamente proprio da Giovanni Bonelli nella sua galleria di Pietrasanta. Ecco, con questo io ho fatto un bel volo pindarico, come dicevo, vi ringrazio della vostra attenzione. Grazie Pietro per questa bellissima, sempre nuova, devo dire, lezione su Leonardo fino ai giorni nostri. Il mio compito è quello di chiudere, ma non so, forse ci sono delle domande, magari, delle curiosità? Volentieri. Curiosità molto. Sì. Ti passo il microfono. Grazie della presentazione, della lezione. Volevo chiederle, accennata a Leonardo come diciamo il suo desiderio di volare per guardare anche le campagne, non ho ben capito, per guardare da dall'alto il paesaggio rispetto all'acqua. Sì. Se potesse eventualmente fare una nota su questo ancora. Sì. Grazie. Sì, no, dicevo appunto che questi macchinari, insomma, creati da Leonardo per volare,
che trovano appunto contestualizzazione in una tradizione molto più antica del desiderio dell'uomo di volare, eccetera, non si giustificano secondo me solo in questo quadro, ma anche in un quadro, diciamo, di funzionalità e di utilizzazione di uno strumento che permetteva all'uomo di volare, che è quello della visione, giusto appunto, tipicamente leonardesca, a volo d'uccello, nel senso che noi abbiamo dei disegni o delle mappe di Leonardo che non sappiamo da che punto di vista siano state prese. La mappa della Val di Chiana, tanto per citarne una a voi tutta nota, ma come ha fatto a farla? La pianta di Imola, come ha fatto a disegnarla? Da quale punto di vista? Non aveva un drone che gli fotografava dall'alto i fiumi, le montagne, i laghi e le città. Quindi io presumo che uno dei suoi desideri fosse anche quello di avere un punto di vista elevato sul territorio, che avrebbe più dettagliatamente disegnato e descritto, poi magari anche in funzione militare o in funzione politica, eccetera, ma che gli avrebbe permesso, anziché di andare magari sui campanili più alti delle città, come dice Imola, vede Bologna a 4 gradi, quel che è, di avere una visione vera dall'alto, quali gli potevano permettere soltanto colline lontane che si affacciavano sui luoghi o della Val di Chiana o da Fiesole verso Firenze. Per cui secondo me lo scopo anche di queste macchine volanti poteva essere rapportato all'esigenza di fare delle mappe, appunto anche con scopi militari, ma comunque topografici, che lui aveva sicuramente fatto e avrebbe fatto con maggiori difficoltà, perché bisognava scegliere un punto di vista elevatissimo per avere un dominio dei laghi, il lago Trasimeno, piuttosto che i fiumi, eccetera, eccetera. È una cosa che forse non so se qualcuno ha già scritto, ma potrebbe essere una traccia di ricerca o di studio ulteriore. Ho risposto? Grazie. Prego. Mi viene sempre in mente quel tuo bellissimo contributo dove parli anche della Veduta di Leonardo, sì, certo. Guardavisa, giusto, per ragioni politiche. Cioè bisognava avere un luogo eminente, perché sennò queste mappe dove il diavolo le ha fatte? Ma però non c'è un posto così eminente da cui tu domini tutta la Val di Chiana, ma anche le mappe della Toscana, Castel Fiorentino, tutti questi luoghi. Sì, avevano il Cocuzzo, col castello, con la torre, ma poi bisognava mettere insieme tutte questi pezzi, questi frammenti di mappatura per creare quello che ha creato. La genesi della mappa di Imola è tutt'altro che chiara, perché ci sono 4 disegnini di 4 quartieri con le mappe, con le coordinate polari, ma poi tu metti insieme tutti questi edifici, disegnai il cortile, coi pilastri, il chiostro con le colonne, metti insieme tutto questo in una mappa ortogonale vista dall'alto. Allora, se io avessi un drone lo farei molto più facilmente, mentre così abbiamo perso le misurazioni, tutti i calcoli che sono infatti sparpagliati. Io ne trovai casualmente quando ero studente 2 colonne di rilevazioni polari in un foglio del codice atlantico che tu ben conosci e che stai cominciando a studiare, ma un elenco di numeri mai spiegato prima né dalla Vesson Molière né da nessun altro, che coincidevano con le misurazioni polari fatte per la rilevazione della cinta fortificata di Urbino. Però tanti di questi devono essere esistiti per poter permettere la visione completa dei bastioni di Urbino, così come ha fatto per Imola, per Cesena e per tutti gli altri luoghi. Allora il drone è una, potremmo quasi dire che Leonardo ha prefigurato con le sue macchine volanti la creazione dei droni. No, non diciamo, se no capiamo lo stesso. Ci sono altre domande? Professore, non ho ben capito il concetto dell'essere del nulla,
Questa è una materia complessissima e io tra l'altro ho letto uno dei tuoi ultimi contributi, sì, dove appunto parli della teoria del mondo, e sei stato, lo dicevo prima Stefano, sei stato chiarissimo. Qual è quell'ultimo? Ne avrei parlato. Sì. Ti lascio la parola, sì, perché è così complesso. L'essere del nulla è una cosa di cui parla Leonardo nei suoi manoscritti, dice l'essere del nulla si estende per ogni cosa all'infinito, nello spazio e nell'universo. Che diavolo è questo essere del nulla che sembra una contraddizione? Se è nulla, non esiste. Invece esiste. È quell'interstizio che esiste fra l'oggetto e l'aria che lo contiene. Una sorta di superficie, di pellicola, di domopac che riveste tutte le forme e che contorna la sua testa, il suo naso, le sue narici, i suoi piedi e va avanti a fare il contorno della sedia. È una superficie infinita, un interstizio fra gli oggetti e l'aria che contiene gli oggetti. Capisce? È chiaro? È un concetto difficile, però è una cosa che esiste, è come se fosse quando oggi fanno le sculture di resina, c'è cioè una controforma, è come se quella controforma le desse la tridimensionalità di quest'essere del nulla che circonda un oggetto tridimensionale. Come la forma dell'acqua, si diceva una volta. Una volta si parlava di forma dell'acqua. Che questa la... cioè, questa la no, beve l'acqua perché prende la forma dell'oggetto che la contiene. Sì. E l'aria non prende la forma, ma circonda la forma. Quindi c'è questa sottile differenza. E però è evidente che c'è una relazione anche con gli studi sull'acqua, perché l'acqua è una cosa che non ha in sé una forma, ma prende la forma del vaso, del bicchiere che la contiene. E questo essere del nulla pervade ogni cosa, ogni superficie, ogni interstizio, contiene la superficie del nulla. Grazie. Prego. Bene, vi ringrazio. Allora.